Eccoci di nuovo in studio con l'assessore ai lavori pubblici e alle manutenzioni del Comune di Civitavecchia, Giancarlo Frascarelli, che come sempre quando è protagonista di questi fili diretti riceve decine, siamo nell'ordine delle decine di telefonate. Vediamo allora se possiamo recuperare il telespettatore che era intervenuto prima della pausa pubblicitaria, altrimenti andiamo avanti perché anche questa settimana ci dicono dalla regia che le chiamate sono tantissime e si sta ancora smaltendo quelle della scorsa settimana che non erano potuti, che non avevamo potuto mandare in onda per problemi di tempo. Allora, appena abbiamo una nuova chiamata, ci sarà il consueto segnale. Intanto, Assessore, ecco, lei diceva che ha trovato un nuovo canale di rapporti, diciamo, anche con la cittadinanza attraverso la televisione. I fili diretti non li inventiamo certo Sì, noi, ma si era un persa un po' l'abitudine anche qui a progetto Civitavecchia di importante avere perché io credo il che contatto proprio vivo e diretto con i cittadini. tutta la politica debba ringraziare questo tipo di trasmissioni perché riavvicinano e fanno forse ridanno un po' di speranza a quei cittadini che l'hanno perduta, perché la parola politica, anche se ha un senso molto grande, un significato importante. Certo, in questi ultimi anni, proprio a livello nazionale, a livello locale, non è che comunque sia, ha fatto uso e corpo di quello che vuole dire quella parola. Anzi, La spesso gente diciamo si che allontana. l'amministratore, il politico, Visto sfugge un male. po' al confronto Sì, questo diretto. sistema di gettare il numero della campagna elettorale subito dopo, prendere quello di servizio, cambiarlo, E tirarsi Provincia su il TV, proprio colletto. fin dalla sua nascita, ha puntato molto sul filo diretto, che prima, ricordiamo, all'inizio era quotidiano e pomeridiano con Fabio Marucci. Peraltro, oggi diamo anche questa notizia, poi ci torneremo nei prossimi giorni. Questo filo diretto coincide e cade con il primo compleanno della nostra emittente, che proprio il 1 marzo, alla fine di febbraio dello scorso anno ha iniziato a trasmettere da Civitavecchia con una novità assoluta per la nostra città, con un bacino che è regionale e questa è sicuramente una novità. Intanto vediamo e sentiamo chi abbiamo al telefono. Buonasera. Prego. Buonasera. Allora, volevo fare una domanda all'assessore. Sono Francesca e abito a Santa Lucia. Visto che Buonasera. dopo tanto tempo siamo riusciti a fare una bellissima strada, anche se non perfetta, però ci accontentiamo perché va benissimo, volevo sapere se si poteva aggiungere primo un po' di illuminazione, visto che abbiamo i figli che sono piccoli e tornano a casa Che con il zona è di motorino. Santa Lucia? Che Eh? zona è? Di Che Santa via? Lucia? Sì. Via Vittorio Cernusco. Ah, bene, sì, conosco. E poi volevo chiedere se continueranno anche a aggiustare altre strade che sono molto molto impraticabili, sia a causa per la pioggia, ultimamente anche per la neve, hanno provocato parecchie buche, insomma, e disagi. Volevo sapere, insomma, se continuavano ad aiutarci, visto che stando un po' fuori periferia non è che siamo tanto seguiti, insomma. Grazie, grazie, buonasera. Grazie a lei, buonasera. Ma io in queste strade mi interessai, non so se è la stessa signora che mi chiamò mesi or sono, perché l'Enel investì, lì poi ci fu anche poi una questione un po' delicata, però l'Enel investì su alcune strade e praticamente io fui contattato da alcuni cittadini per questa via Cernusco perché praticamente l'Enel non faceva proprio tutta la strada e rimaneva fuori qualche cittadino. Poi, anche qui ci sarebbe poi da fare delle domande, ma non è questa la trasmissione, se no poi dal sorriso vado, mi trasformo come da in Mr. Hyde e quindi divento la persona cagnesca che si abbatte contro gli enti e le Beh, istituzioni perché io voglio dire in maniera chiara che se si fa un investimento si utilizza delle somme, si utilizzano le somme per fare una strada, si deve fare tutto. Sono per il completamento delle opere, non a io metà. la pungolo io, visto che comunque siamo in diretta, il ruolo di giornalista rimane. Parliamo delle strade che sono state poi oggetto di un esposto, anche se non sbaglio, alla Procura della Repubblica, perché, e c'è da chiarire, diciamo, appunto a che titolo l'Enel sia intervenuta e quale sia stato il ruolo del Io comune nel fui chiedere. chiamato lì Per dirla per tutta, ci sono esponenti del Partito Democratico che
ipotizzano, neppure troppo velatamente, che l'intervento sia stato anche sollecitato per il fatto che lì, da quelle parti, diciamo, abitano un paio di consiglieri comunali di maggioranza, per dirla proprio tutta, Ma insomma. io, Partito Democratico, ecco, quando fa questa azione politica, non lo condivido. Io credo che il Partito Democratico, se si fosse attivato per completare la strada, più soldi, più diciamo, incentivi economici, e quindi più nutrimento economico, è quello che manca, si riesce ad avere per utilizzarlo nelle periferie, nelle strade, come dice la signora, che sono abbandonate da Dio e non da questi 4 anni di amministrazione. Lasciamo il lato che spetta agli organi giuridici controllare, ma io credo non ci sia nulla di che, ma si vada al completamento, si cerchi di fare politica accontentando tutti i cittadini, altrimenti lì nascono le quisquiglie, come diceva Totò, no? E oltre a questo dico, ora che sono assessore alle manutenzioni, con i ricavi di questi, per esempio da lì a Via Cernusco c'è quella opera preparata proprio dall'ex assessore, che è il rifacimento del nuovo cimitero di quella strada, con i ribassi, i soldi che possono avanzare, questi coefficienti, si potrebbero utilizzare per le traversine pubbliche vicino a Via Cernusco e accontentare questi cittadini che sono come gli altri, hanno una casa in periferia. Già vivono il dramma e il terrore dei furti che si abbattono nelle periferie, perché non regalare illuminazione strade? Io ringrazio la signora per la domanda. Benissimo, un'altra domanda, buonasera. Prego, Buonasera. con chi abbiamo il piacere di parlare? Allora, mio nome è Michele. Michele. Ecco, io volevo tornare un attimo alla questione delle perdite idriche. Sì. Cioè, chiunque abita a Cetecchia può aver notato in questi ultimi tempi, diciamo, che di perdite idriche ce ne sono state tantissime. Mi pare che siano, Allora io mi signor trovo a Michele, domanda, ma qual è la... oltre 100 censite. Esatto, cioè qual è la vera storia di queste perdite idriche? Insomma, perché fino ad oggi poi non sono state mai riparate? Insomma, è solo una questione di mezzi o di soldi che non ci sono, oppure i tecnici che non sono in grado di trovare la vera origine? Insomma, mi piacerebbe anche sapere l'assessore adesso che cosa potrebbe fare per questo problema, insomma. Ma soprattutto perché non è stato fatto nulla fino adesso? Ecco, a me sembra che non sia stato fatto nulla, poi sentiamo la risposta. Grazie Grazie, Michele. grazie. Ma io credo una cosa. Mi pare che siamo arrivati a contarne, almeno il suo predecessore Questa è ne aveva una dichiarato bellissima circa 120, domanda. almeno così censite, insomma. Sì, io ringrazio il signore che ci ha chiamato. Perdite idriche metto in generale perché comunque. Allora, la causa. La causa è che noi abbiamo un impianto idrico che ci hanno lasciato coloro che oggi ogni tanto poi riescono sui giornali per dire la politica quando la facevamo noi, Soluni di una volta, non hanno mai modificato con tutti i soldi che sono stati catapultati da enti e quant'altro nella nostra città, non hanno mai pensato a rifare la condotta idrica che necessita di interventi. Quindi questa è la prima causa. È chiaro che poi negli interventi bisognerebbe cominciare a fare un discorso un po' come le riparazioni a breve dei manti stradali, fare meno interventi ma più sostanziosi, con sistemi che vanno a scavare alla radice il problema, non con il sistema di mettere il lenzuolo sopra il problema e lasciarlo lì, perché poi i problemi quando si affrontano con pochi soldi e velocemente rivengono subito fuori. Di conseguenza Civitavecchia si trova sempre non con delle riparazioni che durano il tempo, ma con delle riparazioni che si rirompono, bisogna rintervenire spendendo i soldi e si aggiungono a quelle altre. Ecco, oggi ci troviamo in una situazione che è un po' un colabrodo. Io cercherò di fare il possibile con ciò che ho ereditato, perché ho avuto quella notizia, ho firmato tra l'altro io qualche giorno fa la delibera di somma urgenza che mi ha preparato il signor della Corte, che pubblicò, no? Come PO la notizia col pinch, quella notizia che a me mi ha lasciato anche un po' perplesso a difesa del mio sindaco Moscherini, perché è una notizia che doveva dare lui in quel momento dove non c'erano deleghe, e vedremo di sistemare quanto più buche possibile, ma con un controllo certosino Ecco, sulla c'è da dire spesa. che quando si insediò questa amministrazione, proprio il sindaco, se non sbaglio, ci furono anche lì delle polemiche, commissionò anche la progettazione di un nuovo anello generale idrico, di una nuova condotta, venne fatta una stima dei costi, alla fine si parlò di circa di oltre 60 milioni di euro, mi sembra, Sì, come beh, per costo una città complessivo per il come rifacimento della vecchia rete idrica cittadina. Quando
con un investimento che poi è stato giudicato fuori portata per le E finanze invece secondo me è dell'amministrazione, insomma. fuori portata per un investimento che necessita di intervento per la qualità e la sicurezza del servizio idrico che ormai è diventato obsoleto e non è più nelle condizioni di poter mettere la città per lo stato in cui si sta proponendo di avanzamento, di costruzioni, di espansione, di collegamento nel comprensorio, quando poi abbiamo, come si dice, le scarpe con le suole rotte e non riusciamo a fare poi tanta strada. Anche perché si parla di tratti, questo poi siamo qui sulle voci come sempre che poi diventano anche allarmistiche, di tratti di tubature ancora in Eternit, non so se questa Non possa solo, ci essere. sono Sì. tratti dove le acque scure e le acque chiare addirittura ci prendono per matti, perché che esiste la differenza? Nelle zone, diciamo, tipo il ghetto, nelle zone storiche, addirittura c'è una tubazione che comprende le due entrate. Io l'ho scoperto quando mi interessai a una riparazione che mi chiamò un amico qualche tempo fa, e scoprì proprio sentendo parlare gli operai del comune, ma che qui esiste tutt'uno, perché una volta negli anni dopoguerra questa era la conduttura, quindi necessita di un rivisitamento come si deve. Una volta fatto questo rivisitamento, credo che il sindaco, l'amministrazione che porta avanti questo tipo e lo mette nel programma di investimento, sarà un sindaco sicuramente che rimarrà nella storia. Un'altra telefonata, buonasera. Prego, Sì, pronto? è in diretta, dica Sì, pure. sono Franco Cosimi, presidente del Buonasera. comitato di quartiere Termini di Traiano. Buonasera, signor Cosimi. Sì, ciao Giancarlo, e complimenti e auguri per il nuovo incarico. Io so che tu sei sempre attivo in tutti i posti, in tutti gli incarichi porti avanti sempre bene. Io dovrei Grazie. farti una domanda, si Sì. tratta di sapere che possibilità ci sono per l'asfaltatura delle strade via della Madonnella e via Giovanni Maria Lo Fattori? immaginavo. Le due strade sono uniche e ancora sterrate in tutta la periferia. I residenti attendono fiduciosi la realizzazione. Speriamo che questa volta, forse, speriamo, Che non sia, come si dice, un sogno nel cassetto, ma un fatto reale. Ma tu sai anche la situazione perché Sì, quando di eri presidente della circoscrizione. circoscrizione hai dato pareri favorevoli per questa Certo. realizzazione che purtroppo, sempre per i soldi, che mancano sempre i soldi, però mancano solo per la periferia, mi sembra un pochettino, Ha insomma, se ragione, qualche volta Presidente. riusciamo a ottenere pure noi qualche cosa non sarebbe male. Certo. Siamo tutti cittadini, paghiamo le tasse, siamo tutti regolari. Va bene, che ci puoi dire? Allora, io la ringrazio Grazie, per la grazie. domanda. Io dico subito, innanzitutto, che caro Presidente Cosimi, te lo dico perché c'è confidenza, ti do del tu, perché ce l'abbiamo, ci conosciamo. Mantieni, come si dice, i muscoli in caldo, perché le circoscrizioni non ci sono più, quindi nella nuova amministrazione saranno i comitati che conteranno e la tua esperienza servirà da monito per aiutare l'amministrazione che si insedierà, la futura amministrazione. Quindi, prima cosa, io ho fatto un sopralluogo insieme al presidente Cosimi 6 mesi fa e mandai una nota all'assessore Campidonico, perché in effetti quella strada, che è lunga 700 metri, ha bisogno e necessita, proprio perché ormai gli abitanti lì sono tanti, di un intervento drastico, un intervento che vada a fare il fondo di quella strada e creare finalmente quella tanto desiderata strada. Vedi, i cittadini che si interessano al proprio quartiere, questo è bello, questo significa fare politica sana, politica amministrativa, i cittadini che si uniscono in comitato e fanno la loro battaglia sana, civile, a contatto con l'amministrazione per sponsorizzare l'intervento laddove c'è una periferia abbandonata nel tempo. Delle somme ci sono, il sindaco ha detto, lo dico pubblicamente, prima della fine di questa amministrazione ci dovrebbe essere 1 milione di euro da dividere in opere pubbliche, non so se sono da vari interventi che ci sono. Credo che il sindaco abbia a cuore quella strada, perché sta a stretto contatto in questi 5 anni, è stato e sta ancora con Franco Cosimi, che si reca spesso al Palazzo del Pincio per farsi portavoce delle problematiche del suo quartiere. Speriamo di riuscire perlomeno ad appaltare queste strade, quindi a mettere in condizioni quel quartiere di poter avere delle carte certe con finanziamenti e quindi realizzare questo sogno che dagli anni in cui io mi insediai a presidente, parliamo del 2001, in quegli anni io ho sentito parlare della richiesta di quelle strade. Addirittura nel 98, quando ero consigliere di circoscrizione, Franco Cosimi veniva alle riunioni, c'era l'allora sindaco Tidei.
e già chiedeva il rifacimento di quella strada. Oggi sono passati tanti anni, proprio per l'impegno che ha messo questo signore con sacrificio nel continuare imperterrito a diciamo, mettere in condizioni l'amministrazione che c'è un allarme evidente in quel quartiere. Io spero di riuscire a regalare questo sogno, come amministratore alle manutenzioni, ma soprattutto perché il sindaco è una cosa che ha in mente da molto tempo. Speriamo di poter venire qui nelle prossime settimane e dire che ci sono degli avvii, dei procedimenti veri, non chiacchiere con dei soldi pronti per la realizzazione di quella strada. Subito un'altra telefonata, buonasera. Sì, Buonasera, senta, io volevo fare una domanda a nome delle mamme dei bambini della scuola Collodi, buonasera. per l'assessore Frascarelli naturalmente. Prego, signora. Volevamo sapere se era possibile mettere a disposizione dei bambini dei scuolabus che li accompagnino nelle uscite, nelle varie uscite che fanno a Civitavecchia. E la prima ce l'hanno all'otto già. E volevamo sapere se era possibile farlo gratuitamente per i bambini, insomma. L'atto che c'è un intervento, cosa c'è, un'iniziativa? C'è un'uscita al Teatro Traiano. Ah, ecco, perché volevo capire perché dico l'uscita dalla scuola. Ah, bene, questa è una domanda a quale rispondo prendendomi un impegno, mi voglio scrivere per non dimenticare, scuolabus per l'uscita 8. Ma questa è una domanda che devo rivolgere all'amministratore Lombardi e Iarlori Beh, Guido Lupi anche di Guido Arma. Lupi, ecco, Guido Lupi, io sono poco informato di queste nuove nomine perché mi interesso più delle buche e delle perdite idriche. Ma mi rivolgerò domattina, mi recherò nella zona del mercato, lì mi sembra c'è la Via via Doria. della nuova società che si Via Doria. chiama, si chiama? Via Doria, Dargo. Argo, ecco, Sì. per sensibilizzare, io lascio in diretta però il mio numero, mi ricontatti domani mattina, il 329 23 05 170, ripeto, 329 23 05 170. Perché devo sapere poi come contattarla e quindi magari andiamo insieme e vediamo un attimino di formulare questo pacchetto gratuito per i bambini in un Beh, a giorno di questo punto festività al penso che si possa Traiano. contattare direttamente anche la scuola Collodi, Ah, sì, è in vero. questo caso, in modo Sì, che ecco, poi sia la vero, scuola intanto, stessa, quindi insieme anche se non all'azienda mi chiama, pubblica, a raccomandarsi. la ringrazio È Massimiliano un Grasso perché suggerimento, insomma, un piccolo suggerimento, suggerimento. ecco. Quindi la ringrazio per questa domanda che è diversa, ma mi fa Quindi piacere perché bisognerà aggiungere un ci ulteriore dovrebbe chiedere delega anche al ancora trasporto pubblico, oltre a quelle che già vediamo nei sottopancia. Tra un poco non entreranno più. tutta esperienza, caro Tra un poco Massimiliano. non entreranno più nella grafica, Ghiotto diciamo, di insomma, pane. verde, lavori pubblici, Come mi dice manutenzioni. qualcuno, siccome non conosco l'amministrazione, non ne so niente, almeno imparo qualcosa. Questa è anche una risposta pungente, diciamo, a qualche critica, qualche Qualche battutina. critica, che dire? Probabilmente diciamo che l'attivismo suscita qualche fastidio Sì, di poi. recente c'è stata una polemica da parte di questo neolista che è i cattolici europei, che io auguro buon lavoro, anche se candidati con un ragazzo giovane come Mirko Petrozzi, al quale mi lega un'amicizia, al di là della politica che ci vede su fronti opposti, una critica perché io ho pubblicizzato e quindi l'hanno reputato uno slogan elettorale. Ma insomma, qui se non si trovano i soldi veniamo attaccati perché non facciamo nulla. Se troviamo dei fondi per poter mettere a disposizione le scuole che ci stanno chiamando, stiamo facendo dei sopralluoghi, l'avevamo promesso alla signora Del Mirani che fa parte di quel gruppo politico, veniamo criticati, diteci voi come ci dobbiamo comportare perché è facile riempire le pagine dei giornali con l'inchiostro, ma io dico sempre, un mio detto, l'ho un po' inventato, ci vogliono anche un po' di suole consumate, di scarpe nei marciapiedi a contatto con i cittadini. Allora, un'altra telefonata, buonasera. Buonasera. Prego, in diretta. Sì, è in diretta, la sentiamo benissimo. Allora, io sono un non so se si ricorda l'assessore Frascarelli, quello che diciamo un po' di tempo fa aveva un problema su un manufatto abusivo sul proprio terreno. Siccome io sono stato Sì. 3 anni e più a girare attorno a questo problema, e lei, lo dico apertamente e pubblicamente, in termini di 20 giorni mi ha risolto questo problema. Beh, È siccome stato io capisco abbattuto che questo l'ho fatto manufatto che così. lì non ci doveva essere, e la ringrazio poi, a parte questo qui, perché è chiaro che lei forse è uno degli unici assessori che effettivamente fa diciamo, i problemi capillari proprio per le persone di Civitavecchia, e Grazie. questo l'ha dimostrato. Però
Poi un'altra cosa, questo è importantissimo, perché si parla sempre di buche, di problemi di buche, sempre per salvaguardare la incolumità del cittadino. Certo. Vorrei esporre un problema, il problema grosso è questo: io abito a zona Samarcanda. Sì. Samarcanda. Il problema è questo qui: siccome dalla, diciamo, dalla parte nord della via Aurelia, precisamente la vecchia da Santa Aurelia, sì. Venendo verso Sant'Agostino, c'è un rettilineo che lì le macchine, sia i mezzi pesanti, i container, portacontainer, i sacchi che portano le macchine, non rispettano la velocità. Il problema è questo: c'è una velocità di 50 km all'ora. Io, molto tempo, diciamo, poco tempo fa, ho parlato con un agente della polizia stradale e io, diciamo, io ho proposto questo problema. Ma detto, dice, guarda che se potevo mettere una, che posso dire, un velox, perché onestamente vado a salvaguardare la vita dei cittadini, ma a livello mortale, perché questi autotreni ne passeranno soltanto 80 al giorno, sia le autovetture che la mattina vanno a scuola, sia gli autotreni che vanno di corsa al porto, è un problema, perché lì non si calma mai, ma io sono convinto che prima o poi succederà qualche inghippoli. Speriamo poi. È talmente tanta che se non ci mettono un problema reale, lì succede il morto proprio. Io la ringrazio perché mi sono rivolto a lei, perché lei è una persona molto disponibile. Io ho 63 anni e di amministrazione non ho visto passare sotto con l'acqua dei ponti, no? E lei forse, no, lo dico per sgrinare, ma lei è uno dei pochi assessori a Città Vecchia che si va a fare il cittadino, non i cittadini, per il cittadino. Grazie. È la cosa, la ringrazio. Grazie a lei, buonasera. Ma io ho conosciuto questo signore che è una persona che è molto attivo nel modellismo, il signor Lino Maffei, è molto conosciuto nella nostra città. Lui aveva un problema, pensatene, laddove ci sono problemi che l'ispettorato edilizio critica chi fa abusi, uno che lo subisce non riesce ad avere giustizia, e l'abbiamo risolto. Quindi lui mi ha ringraziato, ho capito che si riferiva alla sua baracca che aveva invaso il suo terreno. Insomma, uno che ha terreno a casa sua deve avere un intruso e non riesce a mandarlo via, cose dell'altro mondo, da Striscia la Notizia. Siamo riusciti a risolvere quel discorso, ma la sua richiesta, io interpellerò sicuramente il comando dei vigili urbani per vedere se si possono mettere o Autovelox, contro Autovelox, per questi tir che devono sicuramente lavorare e transitare al porto tramite quella strada, perché il nostro porto, guai chi ce lo tocca, io ne sono geloso, perché è l'unica risorsa che abbiamo nella nostra città e che dà importanza alla nostra città. Però ha detto una domanda veramente giusta, tra le più importanti che ho ricevuto in queste trasmissioni fatte a cadenza settimanale. Ci dobbiamo impegnare per controllare la velocità, perché veramente ci sta avvertendo che lì c'è un pericolo, data la velocità dei mezzi pesanti. Mi prendo l'impegno e vedremo cosa si potrà fare. La ringrazio. Subito un'altra telefonata, poi siamo in chiusura e temo che ci toccherà fare la terza puntata addirittura. Ma poi finisce l'amministrazione, quindi dovrà venire qualcun altro con i problemi. Buonasera. 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 Prego, buonasera, assessore Trascarelli. Sono la signora Maria Teresa, abito nella zona di Sant'Agostino. Sì. Volevo esporvi il problema relativo al manto stradale e all'illuminazione, che in questa zona sono molto carenti e ci creano parecchi disagi. Vabbè. Mi sono rivolta a lei perché so che è una persona che è sempre disposta ad aiutare il cittadino e spero che anche questa volta riesca a risolvere questo problema. La ringrazio. La ringrazio. Allora, Sant'Agostino, beh, però è vero, Sant'Agostino è una zona dimenticata da Dio. Non so se vicino alla Madonnina è buia, ci sono delle buche improvvise, insomma... Tanto siamo proprio all'estremo confine, poi inizia il comune di Tarquinia, quindi certo, c'è anche un problema di competenza. Tra l'altro è molto vicino, no? Quella è la zona Scaia, vicino, sì, a Samarcanda, questa è la zona di Sant'Agostino. Beh, questa trasmissione Fontano, è seguita da ogni polo della città, quindi... Veramente è una cosa bella, io ne sono orgoglioso, vorrei veramente fare qualcosa per incentivare questo programma, perché mi dà soddisfazione e credo che la darà anche agli altri politici che verranno qua e si troveranno ad avere un contatto che dà gioia e voglia e stimolo di fare il giorno dopo. Quindi grazie caro Massimiliano per questa trasmissione. Sì, lì c'è da intervenire, non so se riusciremo con i soldi che abbiamo a fare opere, diciamo, di grande livello, ma a rafforzare l'illuminazione, magari la trasformazione a LED, perché no, che ci costa meno, la proposta che ci ha fatto lei nel sole. Quindi
sicuramente ci sarà un mio interesse, un mio intervento, un mio sopralluogo nei prossimi giorni con i tecnici che saluto e ringrazio per quanto si stanno dando da fare in questo periodo, quindi abbattiamo anche le triti che ci sono state perché ho ringraziato qualche tecnico. Quindi verremo a fare un sopralluogo per vedere cosa si può fare per mettere più in sicurezza quella zona. Subito un'altra chiamata, buonasera. Sì, buonasera, buonasera, buonasera. Assessore. Buonasera. Salve, intanto congratulazioni per come sta svolgendo il suo incarico con passione e dedizione. E, le volevo porgere una domanda. Io abito via Termini di Traiano, sì. Nei pressi del Civico 21 dove c'è un asilo. Ci sono dei cassonetti davanti appunto a questo asilo. Volevo sapere com'è la situazione, se si possono spostare più in avanti. Ah, la ringrazio, sì, sì. Grazie della domanda. Io conosco quella zona, ora sembra fatta apposta, lo devo dire Massimiliano, ma io lì sono il promotore di quell'associazione e lì è una battaglia che stiamo facendo. Io ringrazio quell'abitante che... Sì, questa è una cosa che purtroppo è più lunga. Cittadino, diciamo. Sì, sì, io sono il promotore, sono, lo dico a chiare note, tanto anche gli altri fanno così, anzi addirittura c'è chi... E apre più sedi avendo un'unica sigla partitica, no? E con varie strutture, per carità, libertà e democrazia per tutti. Beh sì, sono venuti da me proprio le mamme di quell'asilo nido, che lavora molto, che ha molta gente, a chiedermi lo spostamento perché oltre a essere pericoloso è, diciamo, deleterio dal punto di vista della salute per quei bambini che stanno... Dell'igiene, certo. E sì, dell'igiene. Ma oggi c'è stato, sembra fatto apposta, lo voglio dire pubblicamente, perché proprio oggi alle 2:30 io mi sono incontrato con il vigile, il comandante, uno dei vice comandanti, il maresciallo aiutante Marco Valeri, che con la pattuglia è venuto a verificare la zona, e con Scalise, che è il funzionario addetto per formulare la domanda di spostamento. Sembrerebbe che da lì a 10 metri, più o meno 20 metri, ci sia la zona giusta per poterli spostare. Sembrerebbe che nel giro di una settimana noi potremmo avere risolto questo problema per la gioia del telespettatore e di tutti quei cittadini di via Termini di Traiano. Non solo, comunico che oggi, visto che ci trovavamo lì, ho colto l'occasione per portare i vigili più a nord, dove c'era la richiesta dei residenti fatta dal sottoscritto di Villa Albani. Sposteremo anche i cassonetti di Villa Albani nella una via, una traversina che si trova vicino alla ASL, e quindi toglieremo anche quell'ingombro che dà sulla strada e crea pericolo, soprattutto perché lì la sera le macchine... Quel dottor Romano dall'altra parte. A via, esattamente, lei caro Massimiliano ne sa più di me, di vie. No. Via dell'acquedotto Romano, bene, questa è un'altra richiesta che da anni sembra che dicono gli abitanti di quel bellissimo complesso che è Villa Albani, e quindi accontenteremo il giro di settimana, mi prendo l'impegno, sarà una cosa che verificheremo, e saranno tutte e due spostate, perché la trafila delle carte, purtroppo c'è una trafila di carte, è stata fatta. Allora, abbiamo sforato anche questa sera, non so quante chiamate siano rimaste fuori, probabilmente tutte, come credo. Sempre un numero sufficiente per prendere un altro appuntamento, diciamo, con l'assessore Frascarelli, che sicuramente non sappiamo come andranno le elezioni, come certo. Andrà la competizione elettorale, quindi ci saranno tanti candidati con tanti voti da dividersi, ma quanto alla classifica delle telefonate sicuramente non è uguale neppure tra i sindaci del comprensorio che noi ospitiamo regolarmente, su questo non c'è alcun dubbio. Io ringrazio l'assessore Frascarelli, ringrazio quanti ci hanno chiamati da casa. Peraltro ci sono già un'altra lista di impegni, quindi... cari telespettatori, me lo metto in tasca e domattina all'opera per cercare di fare quanto più ci è possibile. E quindi faremo il punto ancora una volta nei prossimi numeri di Filo Diretto con i risultati raggiunti e con le altre sollecitazioni dei cittadini verso l'assessorato diretto da Giancarlo Frascarelli, che ringrazio di nuovo, grazie a quanti ci hanno chiamato. L'appuntamento con noi è per domani con Bianco e Nero, per fare un po' il punto su questa intensa settimana dal punto di vista politico-amministrativo, con Filo Diretto come sempre per giovedì prossimo. Restate con noi su Provincia TV, arrivederci.